Cari compagni di avventura, dato che tra una settimana e mezzo uscirà il film Thor Love and Thunder, film che abbiamo comunque anche già reactato qui sul canale, ho pensato di fare, su richiesta di un utente abbonato a Patreon, una sorta di road to Thor Love and Thunder, quindi di fare una sorta di recensione, per certi versi, dei primi tre film di Thor, però a un po' diverso, cioè non una recensione vera e propria, semplicemente rivediamo i film, parliamo delle mie impressioni sui vari film, con le evoluzioni che ci sono state all'interno della narrazione, ma infarciamo il tutto con insomma le cose degli easter egg, parliamo di alcuni aneddoti, alcune chicchette, insomma facciamo i nerd, molto molto easy, lineare. Dai, e quindi cominciamo parlando del primissimo film su Thor. Escluso il flash forward che ci mostrava la scena in cui Jane tira sotto Thor con il furgoncino, il film comincia effettivamente ambientando tutto a Tønsberg, che è la città più antica della Norvegia. E non è un posto casuale in realtà, perché è lo stesso luogo dove Teschio Rosso, nel film di Capitan America, trovava il Tesseract, la gemma dello spazio. E nel 2023, sempre a Tønsberg, sorgerà nuova Asgard, la cittadina dove i sopravvissuti del Ragnarok e del blip di Thanos andranno poi a vivere. Quindi ecco che, per Thor e per vari momenti della vita di Thor, questa città è estremamente importante. Nell'introduzione effettiva però del protagonista della pellicola, per scelta stessa di Kevin Feige, possiamo vedere il personaggio indossare il costume classico dei fumetti. E questa scelta non è casuale, perché nell'iniziale costruzione della fabula vede questo film come un classico fantasy fatto di alieni, di mostroni di ghiaccio, di arcobaleni teletrasportatori e di martelli che sparano fulmini. I primi minuti della pellicola servono insomma a immergere lo spettatore in un mondo molto diverso dal resto dei film della Marvel visti fino a quel momento, abbracciando il mondo cosmico e magico della controparte fumettistica. E questo chiaramente viene fatto soprattutto nei primi minuti grazie a Asgard e Jotunheim, risultando come una delle parti più interessanti e riuscite della pellicola, per quanto mi riguarda, e questo sicuramente grazie all'abile messa in scena di Branagh, il regista del film. E a proposito di regista e di regia, bisogna parlare di una chicchetta che secondo me dà un po', no, quella cosina di più al film. Parliamo del piano olandese, che è praticamente stato utilizzato più volte, che è questo piano inclinato che vediamo in molte scene del film per più riprese, per più momenti e anche in più proprio atti narrativi della pellicola, che sono una scelta di Branagh perché voleva riportare a schermo l'idea delle vignette diagonali dei comics. Quindi insomma, attraverso questo piano olandese, che è il nome ufficiale di questo piano registico cinematografico, voleva ridare quell'idea e riavvicinare un po' il mondo del fumetto al mondo del cinema. Una chicchetta particolare quando si parla di regia di questo primo film di Thor. A una certa però comincia quello che, almeno secondo me, è il più grande problema del film, ossia il suo dovere a tutti i costi essere un pezzettino di un puzzle per prepararsi al primo film degli Avengers. E qui mi devo spiegare meglio. A causa del suo doversi incasellare in un universo narrativo espanso, serviva un escamotage per staccare la trama dal mondo cosmico e magico di Asgard e gettarlo a capofitto nel mondo terrestre, perché altrimenti se Thor non entrava in contatto con gli umani, addio al film sugli Avengers, ovviamente, anche perché serviva, no, un collante narrativo, e il problema è proprio quel collante narrativo, perché qui entra in una linearità scolastica che, secondo me, non ha saputo mantenere le aspettative promesse nei primi minuti di film. E occhio però, perché la dicotomia che si crea tra Asgard e il Nuovo Messico, secondo me è comunque incredibilmente affascinante, proprio esteticamente. Tra palazzi dorati e futuristici dove vivono gli dei e la spiazzante semplicità del mondo terrestre, per l'appunto del Nuovo Messico, incorniciata da questi splendidi, no, cieli, quindi le vedute azzurre, pazzesche, limpide, pulite, il deserto sconfinato, no? Cioè questa sorta di dicotomia, di questo parallelismo diverso, insomma, serve tutto come collegamento con l'ignoto. Pensate a tutte le scene con il cielo, le stelle, no? Il fatto dell'osservazione dell'ignoto, di cosa c'è ancora da scoprire e da imparare. È bello come concetto visivo. Molto bello. Il problema è narrativo, infatti, ribadisco. Ecco infatti che a questo punto della storia Thor si mostra come un ragazzino immaturo al fine di essere bandito dal padre proprio sulla Terra. Tra l'altro, la scena in cui Odino toglie pezzi dell'armatura di Thor per privarlo dei suoi poteri è un omaggio del regista a uno dei suoi film preferiti, ossia Emilio Zola. Scena palese comunque, ma bella cosa. Mi piace quando i registi fanno queste cose, proprio nice.
Principale differenza tra film e fumetti comunque è l'assenza di Donald Blake, l'alter ego mortale di Thorn, nei fumetti ovviamente, perché nella versione cartacea, quando Odino punisce il figlio inviandolo sulla Terra, lo inserisce nel corpo del medico mite, giovane, gracile e anche invalido Donald Blake. Nel corso di una linea narrativa della durata di anni, Blake opera sulla Terra come medico imparando ad essere più umile e altruista e occasionalmente poi riacquisisce l'identità di Thor per combattere determinati pericoli, no, che insomma va incontro al personaggio. Nel Marvel Cinematic Universe, Thor viene invece esiliato mantenendo intatto il suo corpo e la sua memoria e semplicemente diventa nuovamente degno di tornare ad Asgard dopo un'avventura di qualche giorno in cui, diciamo, insomma, matura, diventa un po' meno cretino. Però l'identità di Donald Blake è comunque inserita come easter egg all'interno della pellicola e viene utilizzato nel film per scagionare Thor sotto falso nome. Per esempio, nei fumetti Jane Foster è un'infermiera che assiste Donald Blake nel suo ambulatorio, mentre nel film è un'astrofisica che lo incontra al suo arrivo sulla Terra, come detto anche prima, che lo tira sotto malissimo, anche nel flash forward. Sempre nella targhetta falsa di Donald Blake è comunque possibile leggere la parola Excelsior, che è probabilmente il modismo più famoso di Stan Lee. Lo sceneggiatore infatti in molte interviste aveva dichiarato di intendere questa parola nel senso di verso e oltre una gloria più grande, quindi insomma un invito per se stesso ma anche per gli altri a fare sempre di più. Una particolarità. A questo punto però della storia si rivela la natura più intima della pellicola, ossia l'essere un classico shakespeariano con tragedia familiare. Che bello, a chi non piace il dramma? Loki ama il padre, vorrebbe essere accettato e riconosciuto e soffre questa feroce invidia nei confronti del fratello che invece viene amato e rispettato da tutti quanti. E tra questi momenti di approfondimento e di svelamento della trama, a una certa il personaggio di Selvig, parlando con Jane, le racconta di un collega scienziato esperto di raggi gamma che dopo aver avuto problemi con lo Shield è sparito. E qui uno spettatore in teoria dovrebbe pensare a Bruce Banner, d'altronde si parla di scienziato di raggi gamma, chi cavolo dovrebbe essere se non Bruce Banner e Hulk? E invece no! Perché noi sappiamo che il caro Banner, fino agli eventi di Avengers, che sono successivi al film di Thor, non ha mai incontrato lo Shield e quindi men che meno ha avuto problemi con loro. E quindi di chi si parla? Per molti questo è un buchetto di trama, però secondo me il tutto si risolve considerando uno specifico personaggio del film, l'incredibile Hulk, che non solo fa parte del canone dell'MCU, ma che pure è stato citato in un episodio della serie animata What If. Il personaggio in questione è Samuel Stern, che nel film cerca di aiutare Bruce curandolo dalla mutazione e a una certa nel film di Hulk veniva contaminato dal mutageno e di lui non si sa poi che fine abbia fatto. Ah, è sparito quindi. Che bello. Nei fumetti però è un super criminale principale antagonista e nemesi proprio di Hulk, a cui è però complementare. Come Hulk infatti ha ricevuto i propri poteri dai raggi gamma, ma a differenza del gigante di Giada che ha aumentato la sua forza, no, e diventa più figo, più grosso, lui ha aumentato la propria intelligenza con sto testone, da cervellone archetipico, proprio l'estetica linearissima di quegli anni alla Marvel, mamma mia. Comunque, insieme al generale Ross e ad Abominio, questo personaggio è il più pericoloso nemico di Hulk, e quindi probabilmente, non credo adesso, ritornerà nella storia per quanto potrebbe essere interessante rivederlo nella serie su She-Hulk, ma in ogni caso magari c'era questa idea inizialmente nel Marvel Cinematic Universe e quindi era stato inserito in questo modo, però Hulk è sempre stato un personaggio incasinato dal punto di vista del copyright per il Marvel Cinematic Universe, quindi boh, non lo so. La fine del film comunque lineare al limite della banalità porta un'ambientazione nella regia western per dare al personaggio di Thor la possibilità di manifestare il proprio cambiamento e la propria maturazione. Quando il distruttore mandato da Loki compare sulla Terra, tra l'altro, un agente dello Shield, che in futuro scopriremo essere un membro dell'Hydra, si chiede se il bestione metallico sia un'invenzione di Stark. E fun fact, nei fumetti esiste proprio un'armatura di Iron Man ispirata a questo distruttore. Quindi, chi lo sa, magari anche quel piccolo riferimento buttato là, che poi poteva essere riutilizzato o non utilizzato eventualmente con il personaggio di Iron Man. Magari lo vedremo in una variante? Magari lo vedremo per un altro personaggio? Non lo so. Però intanto la roba, la sassolino è stato lanciato. Volendo parlare del rapporto che si crea invece tra Thor e Jane, va detto che per fortuna è stato escluso il triangolo amoroso tra loro e Lady Sif, elemento che invece nei comics ritorna a più riprese. La sua assenza infatti ha permesso al film, secondo me, di mostrarsi come una tenera storia d'amore, incontaminata da ulteriori drammi da commedia che invece vengono veicolati già ampiamente dalla questione tra fratelli. Perché
quanti layer di drammi volevi buttare sopra Thor? Che palle, già, cioè, anche perché poi ribadiamolo di nuovo, si parlava di contesto, no? L'universo narrativo condiviso, quindi quanta roba ci devi buttare sopra? No, andava approfondito Loki, che doveva essere il nemico del primo film degli Avengers. Comunque, siamo giunti alla fine di questo mio sproloquio, fatemi sapere cosa ne pensate, se questo genere di video vi piace, può interessarvi eventualmente anche per altri film che non siano per l'appunto i 3 di Thor, e basta. Fate i bravi, mangiate le verdure, e ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale. Bella a tutti!